Ciao, ciao a tutti. Con grande piacere oggi torno a parlarvi di Alma Briosa. Alma Briosa è un'azienda che ho conosciuto diverso tempo fa, grazie all'e-commerce di Azzurra, Bella Naturale, perché mi aveva dato la possibilità di provare alcuni loro prodotti, io poi altri ne ho acquistati e in particolar modo vi avevo fatto un video recensione che vi linko, perché già potete vedere delle recensioni su alcuni loro cosmetici. Inoltre avevo fatto una panoramica delle linee presenti al quel tempo, perché poi l'azienda si è rinnovata ed è in continua innovazione e quindi le linee sono aumentate dei prodotti e mi fa piacere tantissimo appunto potervene parlare nuovamente. È un'azienda che ho appunto potuto conoscere anche perché è già da 2 anni che è presente al Sana e lo sarà anche quest'anno con altre novità, quindi sono andata anche lì a curiosare e poterci parlare. È un'azienda italiana nata nel 2010, è sì, è italiana, però adesso sta anche aprendo il proprio mercato all'estero con la vendita all'estero, quindi si sta ampliando e crea cosmetici naturali e biologici per la cura di viso e corpo, utilizzando tradizioni antiche, erboristiche e curative, anche provenienti da culture diverse, perché viaggiando nel mondo hanno scoperto ingredienti e principi attivi vegetali che non sono più tanto utilizzati. Il loro logo, per chi ancora non li conoscesse, è questo. Questo è Alma Briosa. Io ovviamente nel box informazioni vi metto il loro sito www.almabriosa.it. Hanno anche la pagina Facebook e anche quella Instagram, così vi potete farvi anche un'idea dei loro prodotti e anche andare a vedere dove hanno i loro rivenditori. I cosmetici che crea Alma Briosa sono naturali, hanno ovviamente un ottimo inci, sono dermocompatibili e anche testati. In particolar modo sono anche testati al nickel e cruelty free, che so che è importantissimo. Sono certificati AutoCert, però stanno anche cercando di ottenere la certificazione Natru, quindi aumentando anche i propri standard e speriamo ci riescano. Le loro caratteristiche principali sono quelle di unicità dei principi attivi utilizzati, appunto, informandosi, utilizzando anche quelli provenienti da diverse culture, e hanno la caratteristica di qualità delle materie prime che utilizzano e di efficacia, perché vogliono creare prodotti sì che hanno materie prime naturali, che rispettano anche l'ambiente, però devono essere anche funzionali. Una curiosità che vi voglio dare sull'origine del loro nome e sul significato del loro simbolo. Allora, il nome Alma Briosa deriva dalla combinazione dei nomi e cognomi dei due fondatori, che tra l'altro, dopo aver fondato l'azienda, si sono anche sposati, e sono Alessandra Al Brioschi e Marco M.A. Gerosa. Quindi da questo deriva Alma Briosa, proprio carino anche come nome. E questo simbolo, potete vedere, stilizzato, sarebbe appunto la stilizzazione di una persona con le braccia aperte che è rivolte al cielo, che è un po' la rappresentazione di un'apertura e disponibilità a ricevere in modo positivo quello che la vita ci offre e che poi sta a noi accogliere ed essere grati anche di quello che ci arriva, perché è anche vero che i loro prodotti sono proprio creati con amore e gratitudine. E penso che sia questa una presentazione dell'azienda veramente bella. Qui, tutto intorno, potete vedere un po' i simboli delle materie prime e delle linee che li caratterizzano. Allora, per quanto riguarda le loro linee, nel precedente video, che appunto vi ho linkato qui sopra e sotto, vi avevo intanto mostrato la linea viso alle 4 bacche e la linea essenza alle 4 bacche, di cui questo io avevo provato 2 prodotti. Vado veloce qui perché ve le avevo mostrate anche in quel video. Se mai sono andate a vedere, potete trovare la recensione del latte tonico e della crema antiossidante. Vi avevo parlato anche del fatto che loro hanno una linea dedicata a mamme e bambini. Hanno sia dei cosmetici, qua ve li faccio vedere anche qui velocemente, per il bambino e per la mamma anche durante il periodo di gravidanza, e hanno anche diciamo, le collanine di ambra adatte anche nel momento della dentizione. Ecco,
questo però in dettaglio, ecco, vi rimando a quel video. In altri video, in particolar modo dedicati al Sana, vi avevo mostrato poi le novità, che sono la linea Supreme, che riguarda comprende una crema viso anti rughe con veleno d'APA, scusate, veleno d'ape, bava di lumaca, cellule staminali, acido ialuronico, e in più, mi sono segnata qua, c'è anche un siero viso, occhi e labbra antirughe, sempre di questa linea Supreme, dove utilizzano questo ingrediente particolare con ovviamente il veleno d'ape è ricavato in modo che le api non soffrano. Nel video sul Sana ve l'avevo spiegato più in dettaglio, e sempre utilizzando per esempio il veleno d'ape, però anche in questo caso miele, pappa reale, propoli, cera d'api, c'è la linea Fito Alveare, dove qui abbiamo l'unguento di veleno d'api per i problemi articolari e l'unguento al propoli balsamico in caso di raffreddamento, e in più shampoo ad uso frequente e il balsamo ad uso frequente. Una linea che però chi mi segue più spesso sa che io adoro, perché mi ha subito colpito proprio in positivo, e sono quelle delle fitopomate. Allora, loro in realtà hanno sia le fitopomate che le fito shampoo. Praticamente questi sono cosmetici in cui uniscono gli ingredienti funzionali derivati da estratti vegetali e oli vegetali ai fiori di Bach. Perché? Perché vogliono unire l'intervento a livello fisico a uno anche emozionale, di tipo emotivo, in quanto gli ingredienti dei fiori di Bach agiscono anche a livello vibrazionale, eliminando la disarmonia emotiva legata al disagio fisico. Anche loro, come io credo, puntano sull'unità di corpo-mente, e quindi dove un dolore fisico spesso nasconde anche appunto un disagio emotivo, anche quando noi pensiamo che non sia così. E mi ha sempre sorpresa questo concetto, e l'ho provato su di me, in particolar modo l'arnica. Ve la faccio rivedere, ma ve l'ho fatta vedere in diversi video e anche in quello passato. Questa è la loro confezione, le confezionano tutte in queste scatole di cartone, e poi la confezione, ed è un prodotto che utilizzo spesso e che continuo a ricomprare, perché ho provato altri prodotti contro i dolori per quanto mi riguarda sulla schiena, perché su quel punto del mio corpo in cui lo utilizzo non hanno lo stesso effetto di questo. Io ve l'ho già recensito in quel video, però ovviamente il tempo è passato, le mie recensioni adesso le faccio in modo più dettagliato. Se volete altre informazioni, o me le chiedete, oppure fatemi sapere, vi faccio semmai un video dedicato proprio a questo prodotto, che conosco benissimo perché ormai io utilizzo da anni. A parte questo, loro mi hanno dato la possibilità di provare una nuova loro uscita, un loro nuovo prodotto, che è Lumachina. Lumachina, il cui nome deriva da due ingredienti principali inseriti in questo prodotto, che sono la bava di lumaca, luma, e l'echinacea china. È un prodotto, diciamo, che ha tante funzioni, ve le leggo qui. È ideata per combattere le imperfezioni cutanee grazie alle proprietà cicatrizzanti e riparatrici della bava di lumaca, e penso che molti di noi conoscano le proprietà della bava di lumaca, in grado di coadiuvare la rigenerazione dei tessuti cutanei danneggiati. Inoltre c'è l'estratto di echinacea per curare piaghe, affezioni della pelle, e anche ha proprietà cicatrizzanti e antinfettive. Inoltre è contenuto anche il resveratrolo, la vitamina E e il coenzima Q10, che sono antiossidanti cutanei, che per combattere lo stress ossidativo cellulare e favorire la rigenerazione e riepitelizzazione della pelle. Hanno anche, tra l'altro, l'olio di argano, la rosa moschetta e l'olio di vinaccioli, che idratano, leniscono e nutrono la pelle. E in più abbiamo anche i fiori di Bach. Allora, qui ci sono tante indicazioni, ovviamente su questa pomata c'è tanto da dire, che però io poi vi dirò appunto nel video recensione. Questa è la confezione, che tra l'altro io ho già iniziato ad utilizzare. Come varie indicazioni datemi da loro e viste anche sul loro sito, si può utilizzare sulle smagliature. Ovviamente se le smagliature sono più recenti e rosacee, può avere effetto. Su quelle mie, che sono bianche di vecchissima data, può semmai dare un effetto un po' più ricompattante, di effetto ottico. Sono 2-3 giorni che ho iniziato ad utilizzarla, vi farò sapere. Inoltre la sto usando un altro modo anche, però
diciamo, non vi voglio dire tanto che riguardano anche le macchiette, ma non solo, perché lo devo testare e poi ve ne parlerò degli usi che ne avrò fatto e dei risultati che avrò ottenuto. Comunque, mi sembra un prodotto interessante. Come l'arnica è proprio ha una consistenza di pomata, ve la faccio vedere, ne basta poca perché crea anche, diciamo, quella scia bianca, effetto bianco, vedete, che va poi massaggiato e piano piano fatto assorbire, quindi è molto consistente. Sì, nel periodo estivo, diciamo, non è proprio l'ideale, però io comunque la sto usando per determinate esigenze, appunto vi farò sapere. Vi farò sapere, poi penso che siccome ne basta poco alla volta, sarà un prodotto che mi durerà abbastanza e lo utilizzerò per diverso tempo per darvi un buon parere. Tra appunto le fitopomate, vi volevo dire che ci sono anche delle recentissime novità che tra l'altro vi elencherò poi nel mio post che faccio su Facebook sulle novità cosmetiche che penso uscirà penso tra 1 o 2 giorni rispetto a questo video, non lo so. In particolar modo sono la Curizenna, poi abbiamo la Rilassina che appunto dovrebbe aiutare anche a rilassarsi, a aiutare il sonno, e la, spero di nominarla bene, Ciao Mugra, che contiene anche cumino e olio di manuka. Scusate se non l'ho nominata bene, però questo è un nome difficile. Gli altri prodotti sono quelli già esistiti da tanto tempo. Io ho provato in tanti campioncini, però per diverso tempo, la fitopomata, la calendula, la sangue di grano, di drago. Mi sbaglio sempre quando lo dico, non so perché. Calendola e sangue di drago, ottima veramente anche come sia dopo sole che anche come post depilazione. Anche se è una pomata, quindi io come doposole la utilizzerei in caso di rossori gravi o anche un po' di scottature. Gli fitoshampoo, questi no, non li ho testati, però insomma la linea è bella vasta e anche della Ventonic ne ho sentito parlare bene, insomma si può scegliere tra tanti prodotti. Ultima linea di cui vi voglio parlare è che tra l'altro avevo visto l'anno scorso al Sana, è la Coffin Tea. La Coffin Tea è una linea di cosmetici costituita da 4 prodotti che contengono il tè e il caffè e che vogliono coinvolgere tutti e 5 sensi, ossia loro con questa linea hanno cercato di produrre, creare dei prodotti che coinvolgessero tutti i sensi nel loro uso. Intanto il tatto, perché quando tocchiamo il prodotto ne sentiamo la consistenza e già lì percepiamo un certo tipo di esperienza, la vista, perché ogni prodotto ha un suo colore diverso secondo i principi della cromoterapia, l'olfatto, da profumazioni dati dagli oli essenziali, infatti sono profumazioni comunque molto delicate, il gusto, perché loro invitano ogni volta che si usa un loro prodotto a bere una bevanda specifica coerente col prodotto utilizzato e l'udito. Loro consigliano anche di sentire un determinato brano che loro stessi consigliano. Allora, quindi questi sono i 4 prodotti. Mi è stata data la possibilità di testarli, adesso ve li presento. Questo lasciamo qua che può essere comodo. Ve li presento in modo veloce perché veramente su ogni prodotto c'è tanto da dire, infatti poi penso che quando ve li recensirò farò dei video singoli per non farli troppo lunghi e potervi dire tutto quello che vi voglio dire, la mia esperienza fatta. Allora, sono prodotti che io ho già iniziato a testare perché il pacco mi è arrivato la scorsa settimana, però non avevo avuto ancora il tempo di diciamo di provare di fare il video e vi posso dare le mie prime impressioni. C'è un prodotto che io già amo. Ve lo presento all'inizio. Sì, dai, il primo prodotto che vi presento ed è quello che io sto già adorando è questo, lo scrub nero, perché il fatto della colorazione appartiene al nero, tè con tè nero e caffè nero, però contiene all'interno anche, secondo me, c'è zucchero di canna. Perché ne sento la profumazione e sento anche un sottofondo di vaniglia. La profumazione è proprio buonissima perché sembra di bere una tazza di caffè, però
però dalla profumazione dolce, quindi ovviamente a me piace. È uno di quegli scrub oleosi, a base oleosa. Vi faccio vedere poi questa confezione. Allora, è un po' pericolosa per quanto mi riguarda, perché io faccio cadere tutto, però lo appoggio sul piatto della doccia e da lì non si muove. E questo vi faccio un po' vedere. Non lo prendo perché aiuto, cade l'olio. L'ho usato per ora solo una volta, quindi a base olosa, dopo che l'avete applicato e vi siete sciacquati, l'olio rimane sulla pelle, quindi fate un doppio lavoro, scrubbate la pelle e allo stesso tempo la idratate. È meraviglioso, è buonissimo, l'odore idrata tantissimo e lo sposto perché sono anche un po' oleata le mani e la pelle rimane morbida. Fantastico. Non ho ancora associato la musica anche la bevanda, adesso vediamo perché io purtroppo un po' di problemi nel bere tè e caffè, vediamo quello che riesco a fare, però secondo me già questo è un ottimo prodotto, mi sta piacendo. Passiamo a un altro di cui mi piace tantissimo la profumazione ed è quello rosso, poi mi piace anche il colore, a me il rosso piace tantissimo, che è una crema multifunzione viso, corpo, mani e piedi, quindi si può usare ovunque, al tè rosso e a caffè rosso. Vi faccio vedere la confezione, che è proprio bella, eccola. Quindi questo vedete, sì, la crema non è proprio rossa, è sul rosaceo. È una crema, anche questa l'ho provata una volta per ora sulle mani, che è corposa. Quindi diciamo nel periodo estivo, adesso che fa tanto caldo e la pelle suda, non so quanto riuscirò ad utilizzarla. Penso che lo rimanderò un po' verso fine agosto, settembre, insomma, in base alle temperature, perché si sente che idrata, lascia proprio un velo idratante che rimane sulla pelle. Almeno la volta che l'ho utilizzato è stato così, però unge, è molto ricco. Quindi sul corpo penso che anche sui piedi con le scarpe aperte sarà un po' difficile utilizzarlo in questo periodo. Sulle mani la sera per ora lo sto utilizzando, l'ho provato perché poi insomma vado a letto e non c'è nessun problema. Quindi penso che questo prodotto sia più adatto al periodo invernale. La profumazione non ve la so paragonare, però mi piace. Era quello che tra l'altro avevo subito sentito al sale, anche lì mi era piaciuta. Vi farò sapere più in là che cosa ne penso. Poi passiamo a un altro prodotto, anche questo insomma sto iniziando a capirlo, però devo testarlo meglio, ed è la mousse detergente viso e corpo al tè bianco e a caffè bianco, quindi questo siamo nel colore bianco. È molto interessante la mousse, a me piace, devo dire soprattutto per il corpo utilizzare le mousse. Questo ha più un colore sul, ecco, va un po' mescolato, come vedete diventa più sul bianco, ed essendo una mousse penso mi durerà tantissimo. Per ora l'ho provato un paio di volte sul viso durante il giorno, per chi ha proprietà purificanti però anche lenitive e antiossidanti. Quello che ne riscontro dalle prime impressioni è che lava bene. Non so se però ha proprio un effetto lenitivo, almeno sulla mia pelle, che in questo periodo è molto molto sofferente. Devo utilizzarlo più a lungo e capirlo. Come vi dicevo, io adesso non vi ho fatto vedere i dettagli perché appunto lo farò nel video recensione, però qui abbiamo la loro certificazione AutoCert, i testati al nickel, per ogni prodotto su ogni confezione ci sono indicati le materie prime e quindi anche specificate, ci sono le modalità di uso, è indicata qui tutta l'esperienza sensoriale, il tatto, lo sfalto, l'avviso, il gusto e l'udito. Quindi poi appunto quando ve le recensirò ve ne parlerò in dettaglio, però in ogni confezione c'è proprio indicato tutto per come utilizzarli. Ultimo prodotto, e anche questo devo un po' capirlo perché è un prodotto mai utilizzato. Devo dire che Alma Briosa si differenzia rispetto ad altre aziende proprio per cosmetici, secondo me, unici, perché sono diversi, come appunto le fitopomate. E appunto l'ultimo prodotto, poi siamo con il verde, è una mousse idratante corpo al tè verde, al caffè verde, antiossidante, elasticizzante e snellente. Quindi anche qui è una mousse per il corpo. Non ho mai usato una mousse per il corpo. Guardate che colore verde, proprio
verdone. Questa l'ho iniziata ad utilizzare e rispetto alla crema multifunzione si assorbe più facilmente, la pelle non rimane unta, quindi penso che anche nel periodo estivo potrò continuare ad utilizzarlo, visto che l'ho già fatto 2-3 volte. Per ora l'ho applicata sulle gambe per questa proprietà snellente e elasticizzante. Per capirne la funzione, ovviamente dovrò utilizzarlo più a lungo. Vi faccio vedere solo la mousse, ovviamente va un po' agitata e vediamo se riesco qua. Ah, ok, non l'ho agitato a sufficienza. Ecco, vabbè, questo è un errore mio. Va agitato proprio bene per far uscire la mousse. Solo che qua, con la posizione che sto, in cui mi trovo, non riesco a farlo tanto. Comunque, anche di questo vi farò sapere. Ecco, questo forse, almeno personalmente, è quello di cui la profumazione mi piace meno. E, ovviamente la profumazione è una cosa soggettiva, però questo, devo dire, è quello di cui mi piace meno. Vedremo l'effetto. Una cosa che vi volevo dire su questa linea Coffee & Tea, ho visto che c'è un contest con la possibilità di vincere questi prodotti in collaborazione tra Alma Briosa e Bella Naturale. Io l'ho visto su Instagram, ma non so se c'è anche su Facebook. Comunque, se riesco, vi metto i link sotto, o comunque andate sulla pagina Instagram di Alma Briosa e di Bella Naturale, appunto dell'e-commerce, e lo trovate. Mi pare che potete partecipare, non so se proprio fino a fine luglio, non me lo ricordo, però vi conviene andare a vedere e partecipare, perché potreste avere anche voi la possibilità di testare questi prodotti, che insomma non sarebbe male. Bene, io penso di avervi ben presentati, ovviamente non vedo l'ora di testarli per bene e potervene parlare in dettaglio. Fatemi sapere, come vi ho detto prima, se volete una recensione un po' più dettagliata sulla fitopomata all'arnica, poi piano piano arriveranno anche tutte le altre. Mi sembrano cosmetici molto interessanti, diversi dagli altri, particolari. Adesso non mi sa che testarne la loro funzionalità e capirne anche l'esperienza multisensoriale che si può fare con questi prodotti e poi potervene parlare. Spero che il video sia stato per voi interessante. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate, cosa insomma vi incuriosisce di più. Se volete avere qualche informazione in più, ovviamente fatemi sapere. Comunque, spero di esservi stata di compagnia e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!